Fin da quando ho conosciuto Paratissima, l'ho conosciuta come l'antagonista di Artissima, ma ad oggi è ancora così. Secondo me più che di antagonismo bisogna parlare di complementarietà, nel senso Artissima è più, diciamo, tra virgolette, snob come manifestazione, nel senso più per persone ricche di una certa età e che possono permettersi di comprare delle opere. Paratissima è più per i giovani che vogliono conoscere un altro aspetto della città che può manifestarsi in un, diciamo, determinato momento e con determinati aspetti. Secondo me no, non c'entra niente, perché Artissima è una fiera dove tu vai se sei interessato a comprare, infatti ho apprezzato questo di Artissima, il fatto che fosse per la gente che era interessata a comprare, Paratissima è per passare il tempo, sono due cose diverse. Paratissima è per uscire, per vedere un po' di cose fuori, per bere, per incontrare gente. Artissima è se sei interessato di arte, basta. Secondo me non sono l'una oramai l'opposto dell'altra. Nasceva così, probabilmente oggi non è più così. Chi va a Artissima è interessato ad essere lì per i motivi che sono personali o per comprare o per guardare. Chi va a Paratissima è lì anche per godere del quartiere, non solo propriamente per guardare, insomma, arte. Beh, secondo me non sono contrapposte Paratissima e Artissima, anche perché fanno parte dello stesso contenitore, quindi sono semplicemente le due facce della stessa medaglia. Sicuramente a Paratissima è molto più forte l'aspetto, diciamo, tra virgolette, ludico, però anche lì c'è la possibilità di comprare perché ci sono tantissime gallerie molto giovani, ma che lavorano bene. Non so, mi vengono in mente la galleria One Title dove lavorano gli Aurora Meccanica, dove fanno delle cose molto interattive, oppure il lab in via Silvio Pellico, tra l'altro, dove è stata ospitata anche il concerto dai balconi dell'edificio, che mi è dispiaciuto tra l'altro non vedere. Sì, secondo me sono due cose differenti. Artissima nasce come una fiera dove sì, chi è più disposto a spendere trova sicuramente quello che cerca, mentre Paratissima è più un punto di partenza per giovani artisti che vogliono farsi conoscere e nel mentre si svolgono delle attività che servono anche al quartiere per rinnovarsi, per rendersi più vivibile e per farsi conoscere anche da chi solitamente non lo frequenta.